Amici, benvenuti. Asia Biz Stream è il nuovo format di ASGTV che si occuperà di business, di relazioni internazionali, di focus e contenuti sul mondo degli affari in Asia. Oggi vi presentiamo alcuni dei Project Works, dei Master in Internazionalizzazione di Impresa del NIBI, nuovo istituto di business internazionale. In particolar modo ci occuperemo di due Project Works che hanno analizzato strategie di internazionalizzazione di impresa sul mercato cinese. Buona visione! Salve, sono Nicoletta Rei, sono consulente di impresa di business internazionale. Sono qui a rappresentare un progetto a livello internazionale in ambito agroalimentare rappresentato dalla ditta Riso Scotti Snack. Il progetto si conclude nell'ambito di un progetto di studi con un master appunto a livello internazionale, e il progetto è stato molto apprezzato dalla Riso Scotti Snack proprio per i contenuti e dunque per quanto e per gli sviluppi futuri che questo progetto potrà dare. L'agroalimentare è un progetto, è un settore molto importante e dove ci sono grandissimi sviluppi soprattutto in ambito Cina, e sicuramente l'azienda arriverà a generare dei profitti in un paese sconosciuto, ma noi siamo riusciti ad apporre le basi per questa internazionalizzazione. Buongiorno, sono Maurizia Riservato, sono un consulente, mi occupo di internazionalizzazione di impresa con un focus in specialistico nei mercati asiatici. Ho una pluriennale esperienza in marketing advisoring e strategie di sviluppo del business. Per la facoltà NIBI, alla conclusione del master, ho sviluppato un modello di business che coniuga la difficoltà delle piccole e medie imprese e delle ditte individuali ad accedere ai mercati internazionali. Ho analizzato una grande opportunità che è nel settore del wedding in Cina, e quindi questo progetto sviluppa da un lato l'opportunità per giovani designer e l'entratura in questo mercato, e dall'altro il modello di business che io ho sviluppato è esemplificato e prevede un coaching professionale sia in Italia che in Cina, con una prima market entry su Hong Kong per appunto facilitare l'ingresso in questo promettente e frammentato mercato. Le piccole e medie imprese hanno chiaramente difficoltà ad accedere al credito, alle volte per dimensioni proprio dell'azienda o per questioni di organizzazione aziendale. Pertanto il modello che io ho sviluppato di business prevede un'associazione, che è una formula forse più vincente per le piccole e medie imprese per poter affrontare queste sfide dei mercati globali. Quindi per questo progetto prevedo un'aggregazione o una rete, che peraltro oggi sono supportate dai finanziamenti delle regioni, uno showroom virtuale come mezzo di comunicazione e di marketing, la sfilata annuale, quindi con contatto per sviluppare le guanxi locali con gli operatori, e un supporter sia in Italia che in Cina per la parte operativa. Questo sistema, diciamo anche low cost come parte di investimento, permetterà ai giovani designer del settore del wedding di poter esprimere al meglio la loro creatività e poter affacciarsi a quello che sono le sfide dei mercati globali.